Ciao a tutte e tutti. Carmelo Cocuccio racconta una storia di Giufà, un idiota geniale, furbo e con una madre più furba di lui. Buon ascolto. Volete sentire le storie di Giufà? Lui faceva un sacco di scherzi stupidi, mettendo spesso in imbarazzo sua madre. In fondo, però, era furbo e sua madre ancora più furba di lui. Un giorno lei lo chiamò e gli diede un pezzo di tela di lino che aveva tessuto lei stessa. Porta la tela dal tintore, Giufà, e digli di tingerla di verde. Giufà prese il rotolo di stoffa e si incamminò passando per la campagna. Siccome era stanco, si sedette su un mucchio di pietre per riposarsi. Una piccola lucertola venne a giocare tra le pietre. Ehi, pensò Giufà, che bel vestitino verde che hai! Certamente sei il tintore. Oh, senti, mia madre mi ha detto di dirti di tingere questa stoffa di un bel verde, così come il tuo vestitino. Fra qualche giorno torno a prenderla. Così gettò la tela sopra il mucchio di pietre e partì. Tornato a casa, la madre gli chiese: dove hai portato il lino? Oh, madre, in mezzo al campo c'era un mucchio di pietre. Sopra stava seduto un tale che aveva un vestitino di un verde così bello che ho pensato che doveva essere il tintore e ho lasciato là la tela. No, ma guardate che stupido! Gridò la madre. Chi ti ha detto di lasciare la stoffa nel campo? Torna subito indietro e non presentarti senza la tela. Giufà andò di nuovo dove era il mucchio di pietre, ma la tela era sparita. Ascolta, tintore, ridammi la tela, altrimenti ti distruggo la casa, gridò Giufà. La lucertola però si era nascosta e non si fece più vedere. Giufà continuò a levare i sassi, gridando sempre: ti ho affidato la roba e adesso devi restituirmela, altrimenti ti butto giù la casa. All'improvviso vide una grossa pentola di monete d'oro che era nascosta sotto il mucchio di pietre. Così, disse Giufà, ti sei venduto il lino e io mi prendo i tuoi soldi. Giufà prese la pentola con il denaro e la nascose nella bisaccia. Sopra però mise dei rovi con molte spine e si incamminò verso casa. Per strada la gente lo motteggiava: cosa porti, Giufà? Guai, diceva Giufà. Che guai? Domandavano. E Giufà rispondeva: guardate voi stessi. E la gente si pungeva con le spine e gridava: che bel regalo porta Giufà a sua madre. Oh, chissà come sarà contenta di queste spine. Quando Giufà giunse a casa, chiamò sua madre e in gran segreto le disse: guardate cosa vi ho portato, madre! E tirò fuori la pentola con i soldi. La madre però era una donna
molto furba, e pensò: certamente Zufà andrà a raccontare a tutti che mi ha portato il denaro. Allora gli disse: hai fatto bene, figlio mio, mangia la tua cena e mettiti a dormire. Quando fu a letto, la madre prese la pendola e la nascose sotto la scala. Poi riempì il suo grembiule di fichi e uva passa, salì sul tetto e dal camino gettò in bocca a Zufà fichi e uvetta. Zufà piacque e mangiò a più non posso. L'indomani poi raccontò a sua madre: pensate un po', madre, ieri sera il bambino Gesù mi ha lanciato dal cielo fichi e uva passa. Zufà raccontò poi a tutta la gente che incontrava: ho portato a mia madre una pentola piena di soldi che ho trovato sotto un mucchio di pietre. La gente si indispettì tanto che andò in tribunale ad accusarlo. Poi i giudici andarono dalla madre di Zufà a dire: vostro figlio ha raccontato in giro che voi tenete una pentola piena di soldi che lui ha trovato. Non sapete che i soldi trovati devono essere consegnati al tribunale? Ah, signori miei, si lamentò la donna, non volete mica credere a tutto quello che racconta questo stupido di Zufà? Povera me, questo figlio mi porterà alla rovina. Non so niente della pentola con i soldi. Madre, gridò Zufà, non vi ricordate più della pentola con i soldi che vi portai e di quando poi di sera il bambino Gesù mi lanciò dal cielo fichi e uvetta? Vedete quanto è stupido! La gente si mise a ridere, si spostava da un posto all'altro. Non sa quello che dice, disse la madre. Allora la gente se ne andò via dal tribunale, mormorando tutto insieme: ma Zufà è proprio uno stupido!